vestita di zona malimpasta. Allora, sempre stile natalizio, andiamo ad addobbare la nostra tavola con tante belle pellicatezze. Allora, che facciamo oggi? Facciamo i bignè salati con Philadelphia e gamberetti. Innanzitutto, per fare questi bignè ci serve la pasta choux, quindi ecco gli ingredienti per farla. Guardate, qua abbiamo 450 g di uova a temperatura ambiente, 300 g di farina di tipo 0 già setacciata, 300 g di acqua, 200 g di latte, latte qualsiasi volete, 200 g di burro a pezzetti, 10 g di sale e un cucchiaino raso di zucchero. Allora, molto molto semplice questa ricetta. Innanzitutto andiamo a mettere l'acqua nella pentola, il latte, il sale, lo zucchero, il burro. E adesso andiamo sulla nostra cucina. Allora, come vedete, ho acceso il fornello e adesso mescoliamo e mescoliamo di tanto in tanto fino a sciogliere tutti gli ingredienti. A questo punto, se è sciolto il tutto, aspettiamo e portiamo a bollore. E ora possiamo anche aggiungere la farina. Abbassiamo la fiamma e mescoliamo sempre. Come vedete, il composto sta diventando tutto appiccicoso e stopposo. Adesso deve diventare una palla, proprio si deve formare una palla, quindi mescoliamo sempre. Ecco, vedete, quando vi dicevo una palla, proprio deve essere tutto bello compasto il nostro compotto. Composto! Ecco le gaffe di Tiziana! Allora, spegniamo e andiamo a versare il nostro compotto nella ciotola di vetro oppure in una che qualsiasi che avete. Adesso facciamo raffreddare e dopodiché continuiamo l'impasto per i nostri bignè. Ok, vedete, il nostro composto si è raffreddato e adesso mettiamo le uova una alla volta. Intanto sbattiamo sempre con il frullatore elettrico. Se non si è assorbito il primo, mi raccomando, non mettete l'altro e di conseguenza andiamo a finire tutte le uova. Quindi mettiamo il primo uovo e andiamo a sbattere. Ecco qua il nostro composto. Adesso lo andiamo a raccogliere un attimo con la spatola. E a questo punto ho riempito l'impasto in una sac à poche con beccuccio largo e liscio, come vedete. Quindi vado a formare le nostre forme di bignè e la grandezza la decidete voi. Io li faccio un po' più grandi oggi. Ok, adesso io ho preriscaldato il forno a 180 gradi e facciamo cuocere per 10-15 minuti, ma come dico sempre... Il forno a sé. E allora, una volta cotti i nostri bignè, apriamo appena appena il forno, proprio uno spiffero, per 10 minuti, una volta spento, e poi li usciamo fuori dal forno e li facciamo raffreddare. Dopodiché possiamo farcirli. Ci vediamo dopo! Guardate qua, meravigliosi, a dir poco! Veramente meravigliosi. Allora, i nostri bignè si sono raffreddati. Ah, mi raccomando, un'avvertenza. Se dovete farli più grandi, è naturale che ci vorrà di più per la cottura. Quindi, l'anno scorso quando li ho fatti erano piccolini piccolini e sono voluti 15 minuti. Ma stavolta sono più grandi, quindi ci è voluto un po' di più. Quindi regolatevi al forno, ogni forno a sé, non vi dimenticate. Allora, guardate qua, abbiamo dei gamberetti. I gamberetti naturalmente io li ho già puliti, ho tolto l'intestino e li ho lessati senza farvi vedere tutto. Li ho lessati per 10 minuti, nell'acqua ho messo sale e 2 cucchiai d'aceto. L'aceto serve a non far restringere il pesce, ma questo vale anche per polipo e per altre cose. Poi qua abbiamo della Philadelphia, prezzemolo tritato e olio. Non c'è peso in questa ricetta perché potete farla come volete voi. Allora, innanzitutto mettiamo la nostra Philadelphia in una ciotola più grande. Adesso nella nostra Philadelphia mettiamo il prezzemolo tritato. L'abbondanza del prezzemolo lo decidete voi. Io ce l'ho tanto perché lo sapete, me lo dà mio papà, mia mamma, quindi a me piace molto il prezzemolo. Andiamo ad amalgamare tutto. E invece nei nostri gamberetti, come vedete, li ho anche tagliati a pezzettini, mettiamo un po' d'olio d'oliva e andiamo a condire i nostri gamberetti. E a questo punto andiamo a tagliare i nostri bignè. Prendiamo un coltello e tagliamo per metà.
E guardate, cioè voglio farvi notare come è vuoto questo bignè. È uno spettacolo. Naturalmente avete visto quanti ne escono. E poi un'altra cosa, con questi bignè voi potete fare tipo dei panini. Non è solo che potete fare come stiamo facendo oggi con Philadelphia e gamberetti, no, bensì potete mettere anche salumi, formaggi, tipo proprio panini piccoli. Immaginate voi, nella festa di Natale o di Capodanno. Allora, io mi vado ad aprire tutti i nostri bignè e poi li andiamo a farcire. Allora, ve ne faccio vedere soltanto uno, eh? Ora, come vedete, ho riempito la sacca a poche con un beccuccio a stella, ma voi mettete quello che volete. Andiamo a guarnire. Guardate che bello! Guardate che bello! Eccolo qua. Ora, andiamo a chiuderlo. Tipo un cappello, no? Però deve essere un po' sovrapposto dalla parte di qua, no? Per esempio, guardate, adesso... La metà... Adesso prendiamo un gamberetto, lo mettiamo qua, e se volete potete anche mettere un po' di prezzemolo. Io lo metterò alla fine per guarnizione, però vedete che bello! Immaginate voi sulla nostra tavola questo ben di Dio, un antipasto aperitivo perfetto per la nostra tavola. Me li vado a finire tutti. E guardate qua, non sono meravigliosi? Beh, questi penso che piaceranno anche tanto tanto ai bambini. Allora, io vado ad assaggiare perché non vedo l'ora. Guardate che belli. Chissà quanti di voi ora vorrebbero assaggiare, sono sicura di questo. Cioè, ma pensate, no? Il bignè fatto in casa, cioè tutto buonissimo. Che spettacolo. Straordinario. Allora, che vi devo dire? Che lo dovete fare? Che straordinario? Sempre, non solo alle feste, sempre. Mi raccomando, fatelo, ci tengo tantissimo. Allora, io con questo vi saluto, vi auguro una buonissima giornata e mi raccomando, siate felici sempre. Ciao a tutti di cuore da Tiziana Manimpasta. Alla prossima!